Buonasera a tutti e benvenuti all'approfondimento politico di Radio Sena TV contro la rovescia, in onda come sempre lunedì, questa sera in orario posticipato per dare spazio alla partita della Soundreef Menzana Basket. Purtroppo avete visto l'epilogo, non è stato fortunato, e noi adesso iniziamo la nostra puntata dedicata alle elezioni politiche, comunque con riferimenti sempre anche alla città e alla scadenza amministrativa che ci sarà a fine maggio, presumibilmente, ancora non è stata convocata la data. Comunque questa sera abbiamo due ospiti, entrambi candidati alle elezioni politiche ed entrambi coordinatori provinciali. Alla mia destra abbiamo Lorenzo Lorè, coordinatore provinciale di Forza Italia, candidato nel listino proporzionale Toscana 4, dietro a Stefano Mugnai, che è il coordinatore regionale di Forza Italia, Elisabetta Ripani, se non erro capogruppo al comune di Grosseto, sempre di Forza Italia ovviamente. Alla mia sinistra Marzio Fucito, che è il responsabile provinciale di Casa Pound, che è il candidato nel collegio Siena 12 della Camera, il collegio uninominale, con cui insomma si eleggerà il collegio uninominale un terzo dei parlamentari in questa legge elettorale un po' pazza, diciamo così, ma insomma tanto abbiamo già capito che tutti diranno semplicemente barrate il simbolo da una parte di Casa Pound e dall'altra di Forza Italia, e così uninominali e proporzionali, insomma ce li siamo un po' giocati. Cosa è successo brevemente nei giorni scorsi da un punto di vista così politico di rilevante in città? Sicuramente c'è stata l'uscita di Fratelli d'Italia, poi faremo un accenno anche con Lorè, che hanno di fatto annunciato il loro appoggio all'avvocato Luigi De Mossi per le elezioni amministrative, l'uscita battezzata da Giovanni Donzelli, che è il coordinatore regionale e coordinatore dell'esecutivo nazionale insieme a Francesco Michelotti, quindi diciamo un'investitura dai massimi livelli, Francesco Michelotti che è candidato. Poi c'è stata la prima uscita senese di Padoan e degli altri candidati nei collegi senesi del PD e del centro-sinistra, un tema su cui il PD non finirà mai di discutere ovviamente, sul mancato rispetto diciamo del territorio. E poi un altro elemento importante, c'è stata la prima uscita a Siena anche di Leonardo Franci, il candidato del Movimento 5 Stelle nel collegio uninominale. Notizia diciamo del giorno è stata l'assenza totale degli attivisti storici a partire dai consiglieri comunali, segno che la frattura anche in questo caso per il mancato coinvolgimento dei territori locali nell'espressione delle candidature sicuramente non si è sanata, e a questo punto difficilmente si risanerà in questa campagna elettorale. Ma andiamo a iniziare con la scheda di Simona Sassetti. Ufficiali le liste risultate idonee per le elezioni del 4 marzo. La Corte d'Appello di Firenze, riunitasi l'8 febbraio, ha proceduto tramite sorteggio a definire l'ordine delle posizioni che verrà osservato per riportare sulle schede e sui manifesti elettorali sia le coalizioni sia le liste singole con relativi candidati in vista delle elezioni politiche. Questo l'ordine definitivo per la Camera: al primo posto Casa Pound Italia, al secondo per una sinistra rivoluzionaria, terzo Liberi Uguali, quarto Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, Movimento Politico Forza Italia, Noi con l'Italia UDC e Lega Nord, quinto Italia agli Italiani, sesto Movimento 5 Stelle, settimo Potere al Popolo, ottavo Partito Comunista, nono Il Popolo alla Famiglia, decimo Civica Popolare Lorenzin, Associazione Europa, Italia Europa Insieme e Partito Democratico. Per quanto riguarda invece l'ordine definitivo per il Senato, al primo posto il Movimento 5 Stelle, al secondo per una sinistra rivoluzionaria, al terzo Il Popolo della Famiglia, quarto Liberi Uguali, quinto Potere al Popolo, al sesto Lega Nord, Noi con l'Italia UDC, Movimento Politico Forza Italia e Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, al settimo il Partito Comunista, all'ottavo Italia agli Italiani, al nono Casa Pound Italia e il decimo Partito Democratico, Civica Popolare Lorenzin, Associazione Più Europa e Italia, Europa Insieme. Ecco, in questo elenco da notare, quando abbiamo trovato le lettere, diciamo i sottoinsiemi, chiamiamolo così, sono semplicemente quelli che si presentano in coalizione, appoggiano un unico candidato all'uninominale
e poi appunto si presentano in coalizione proporzionale. Ma prima di entrare nel vivo delle politiche, un flash sulle amministrative. Ho parlato prima dell'uscita di Fratelli d'Italia su De Mossi, tutti dicevano che il 5 marzo sarebbe arrivata l'investitura ufficiale da parte del centrodestra. Fratelli d'Italia si è avvantaggiata, Forza Italia dov'è, che cosa fa? Fratelli d'Italia sì, si è avvantaggiata e abbiamo visto la conferenza stampa di qualche giorno fa. Forza Italia non cambia quello che ha detto in queste settimane. L'avvocato De Mossi è sicuramente un nostro interlocutore, un interlocutore privilegiato, un interlocutore che non ha mai chiuso ai partiti, cosa che invece hanno fatto altri candidati per le amministrative del 2018, di maggio 2018. E naturalmente i contatti vanno avanti e vedremo appena finite le politiche come organizzare la nostra discesa in campo per le amministrative. Quello che posso dire è che Forza Italia avrà una sua lista con il suo simbolo e andrà unita con gli altri partiti del centrodestra come ha fatto sempre, almeno negli ultimi due anni, in tutta la Toscana. Casapound invece, come dire, non ha dubbi, si è mossa per tempo, se non sbaglio è stata, forse Piccini aveva già annunciato la sua candidatura da tempo, ma insomma la candidatura di Sergio Fucito insomma, è arrivata per tempo, quindi la strada di Casapound è già tracciata, diciamo. Assolutamente sì, la strada di Casapound è già tracciata e già abbiamo ben presente ciò che è stata la nostra lista. Il nostro candidato proprio in questi giorni ha tanti incontri già fissati, quindi stiamo lavorando sia appunto per le politiche sia poi per le amministrative di maggio, quindi la strada è già tracciata e andiamo ben decisi. Politiche, l'obiettivo manifesto di Casapound è come dire, entrare in Parlamento, quindi certo. Superare la soglia del 3% a livello nazionale. Sì. Sul territorio, su Siena, che cosa vi aspettate? Allora, il territorio su Siena assolutamente ci aspettiamo ciò che ci aspettiamo a livello nazionale, quindi ci aspettiamo un buon risultato e per noi il buon risultato sarebbe finalmente riuscire ad arrivare a quel 3% che non permetterebbe ovviamente a me, in quanto candidato uninominale, di diventare deputato, ma sicuramente garantirebbe a 12-15 dei nostri principali esponenti di poter entrare all'interno della Camera e quindi poter cominciare realmente una vera e propria battaglia per ciò che è appunto la difesa degli interessi dei nostri concittadini. Terra ostile per Casapound questa? Siena? No. No. Assolutamente no, perché terra ostile è laddove non riesci a costruire un qualcosa. Siena in quest'ultimo anno, oltre ad aver aperto una sede molto grande e soprattutto molto vissuta, ha visto ogni anno raddoppiare e triplicare gli iscritti, non solo sul comune di Siena, anche a livello provinciale. Notizia è che abbiamo anche diversi nuclei, che ovviamente non ufficiali, anche nelle altre zone della provincia di Siena, quindi non solo su Siena, ma anche nella zona sud e nella zona nord. Quindi nelle vostre iniziative, conferenze, spesso avete detto che avete anche molte persone che si avvicinano provenienti dalla sinistra. Assolutamente sì, questa è una cosa molto curiosa per chi ci guarda da fuori, ma per noi no, anche perché le nostre battaglie sono chiare, le nostre battaglie sono per i diritti dei lavoratori, sono per i diritti degli italiani. Noi ci battiamo laddove la politica oggi non arriva più, vale a dire nei quartieri popolari, vale a dire laddove c'è un disagio, vale a dire laddove prima la sinistra era particolarmente attiva. Oggi a sinistra non c'è più, quindi gli unici realmente a lottare, a provare a dare una mano reale, effettiva, concreta è Casapound. Quindi niente di strano se parte dell'elettorato di sinistra, quello onesto, quello dalle vedute più larghe, ovviamente si sposta a Casapound. Poi arriveremo a parlare anche di temi di fascismo, antifascismo, ne parleremo dopo. Allora invece l'obiettivo di Forza Italia non è ovviamente superare il 3%, ma è in corsa per cercare di arrivare alla maggioranza per ottenere la possibilità di governare. Non sembra negli ultimi giorni soprattutto che ci sia una completa consonanza con altre componenti della coalizione, qual è il suo punto di vista? Soprattutto con la Lega su alcuni temi caldi. Sicuramente ci sarà una grande consonanza il 4 sera e il 5 mattina, dal 5 in poi, e anche ora si vede l'unità del centrodestra e la si vede nel momento in cui si legge il programma di governo che è stato firmato, messo nero su bianco e firmato da tutti i componenti
della coalizione. Quello è quello che conta. Naturalmente, se ci fosse una consonanza totale, non ci sarebbe bisogno di quattro partiti. Il partito sarebbe unico e non avremmo bisogno di garantire le sensibilità di ognuno. Invece, essendoci Lega Nord, Fratelli d'Italia, Forza Italia e noi con l'Italia, questo ci consente di avere comunque ognuno la propria sensibilità e di portare avanti ognuno i temi che più gli stanno a cuore. Però la chiamata, diciamo, all'appello di Giorgio Meloni di Fratelli d'Italia, all'iniziativa anti-inciucio, chiamiamola così, anti-governissimo, Fratelli d'Italia ha risposto che non ci sarà bisogno di... Forza Italia ha risposto che non ci sarà bisogno e non ci andrà. Proprio perché non ci sarà bisogno, non ci sarà bisogno di nessun inciucio, perché il centrodestra arriverà alla maggioranza assoluta dei seggi, anzi già ora i sondaggi ce lo dicono, e quindi non ci sarà bisogno di mettersi al tavolo con nessun altro, se non con gli alleati del centrodestra. Però una domanda la faccio a tutti e due, facciamo un po' un'ipotesi, non so se di fantapolitica o no, ma insomma al centrodestra per arrivare alla maggioranza assoluta manca proprio quei parlamentari che per la prima volta appunto ha eletto Casa Pound. Cosa fa il centrodestra, cosa pensa di fare, cosa fa e cosa pensa di fare Casa Pound? Cosa fa il centrodestra? Sinceramente non lo posso decidere io e dovremmo chiedere ai nostri dirigenti nazionali. Sicuramente sarebbe una novità, perché non ci sono mai stati parlamentari di Casa Pound in Parlamento. Vedremo come fare, ma non è uno scenario possibile. Perché siete sicuri? Sicurissimi, i sondaggi ce lo dicono. E per voi possibilità di dialogo con qualcuno? Siete vicini solo geograficamente sulle cartine politiche, eppure in realtà siete molto politici, siete molto lontani? Nemmeno quello in realtà, nemmeno dal punto di vista politico possiamo essere vicini, ma mi riferisco più che altro a Forza Italia, mentre se un domani con Casa Pound all'interno, ovviamente alla Camera e al Senato, se Casa Pound ovviamente dovesse entrare e la Lega Nord e Fratelli d'Italia decidessero realmente di fare ciò che dicono ormai da 5 anni, vale a dire di fare quella proposta sovranista e nazionalista, assolutamente, poi, insomma, è andato poco lontano, anche perché come vediamo come sia la Lega Nord che Fratelli d'Italia a livello europeo sono in uno schieramento, Forza Italia è totalmente in un altro schieramento, è il Partito Popolare Europeo, quindi si parla proprio di due concetti cos'è diversi di sovranismo. Cos'è che vi tiene distanti da Forza Italia? Assolutamente questo, assolutamente Forza Italia, ma cos'è che vi distingue soprattutto da... Assolutamente il concetto della... noi siamo contro questa Unione Europea, contro questo Euro e soprattutto noi non andremo mai a schierarci all'interno dello schieramento del Partito Popolare Europeo, Forza Italia sì. Quindi Forza Italia sì. Forza Italia sì, avete alleati un po' scomodi in questo senso? La Lega Nord e Fratelli d'Italia? Assolutamente no. Quello che ci unisce è la volontà di ribaltare questo paese, di realizzare la rivoluzione liberale che Berlusconi ha ormai raccontato in lungo e largo da tutte le parti, nelle televisioni, nei giornali, nelle radio, e vedrete che raggiungerà. Dice l'ha raccontato un po' troppe volte. No, non è mai troppo. Poi non è riuscito. Non a fare è mai troppo. E d'altra parte erano altri gli alleati, si chiamavano a volte nello stesso modo, a volte in un altro modo, ma le persone erano altre e quindi probabilmente non sono stati raggiunti gli obiettivi proprio perché le teste erano altre. Ora ci uniscono grandi fini, grandi scopi, grandi obiettivi e quindi riusciremo sicuramente a raggiungere i nostri obiettivi. Ma la flat tax è fuscito, che cosa vi viene in mente se dico flat tax? La tax mi viene in mente 23% Berlusconi, 15% Salvini, quindi mi viene in mente ancora una volta un'incongruenza. Ma tra... se la pensassero allo stesso modo sarebbe... Allora, noi per quanto riguarda il discorso flat tax abbiamo già, ma il nostro segretario nazionale ha già detto che come idea fondamentalmente non è un'idea negativa. Certo è che ci vuole ben altro alla flat tax, ci vuole un'uscita dall'Unione Europea, ci vuole un tornare a essere sovrani con la nostra moneta. Il flat tax è semplicemente un palliativo in questo momento, positivo per carità, se fatto con i criteri dettati a suo tempo da Salvini. Cioè chi dice che è una tassa che avvantaggia soprattutto i ricchi, non è d'accordo? Assolutamente no. Non avvantaggia i ricchi, ma
consente a tutti di pagare veramente una tassa. Quindi lascia il ceto medio dove è, invece chi paga adesso molte di tasse pagherà molto di meno sostanzialmente. E soprattutto tirerà fuori la parte sommersa, il nero, e invoglierà tutti a pagare, e sempre per contraddire coloro che dicono che la flat tax costerà moltissimo, invece noi diciamo che la flat tax consentirà di avere nelle casse dello Stato un extra gettito che sarà quello che ci permetterà di realizzare il nostro programma di governo. È proprio il contrario, la flat tax invoglierà tutti a pagare, anche coloro che non pagano e che pagano magari meno perché per l'altra parte di entrate utilizzano il nero, utilizzano altri sistemi non leciti, e in questo modo ci consentirà di avere veramente un tesoretto in più nelle casse dello Stato da poter utilizzare. Naturalmente questo va accompagnato a un inasprimento delle pene per coloro che continueranno ad utilizzare metodi illeciti per non pagare le tasse. Però su questo, sul fronte evasione fiscale, non è che si siano mai fatti grandi passi avanti, se ne parla da decenni direi, ma poi... Il passato lo conosciamo, il futuro lo dobbiamo costruire. E abbiamo toccato il tema economico, no? Insomma, la nostra terra forse per la prima volta vive situazioni, non per la prima volta, ma insomma diciamo negli ultimi anni, vive situazioni di crisi, di difficoltà. Qual è il vostro punto di vista e che cosa secondo voi dovrebbe essere fatto per far ripartire la nostra terra? Per far ripartire la nostra terra dobbiamo innanzitutto stare dalla parte dei giovani. I giovani che sappiamo, i dati della disoccupazione giovanile sono veramente preoccupanti, e sono preoccupanti anche nel nostro territorio. Io frequento coetanei o anche persone più giovani che sono costrette, non essendoci qui ormai opportunità di lavoro, ad andare via. E questo è veramente un problema di questo territorio. Quindi stando accanto ai giovani, creando opportunità, dando loro la possibilità di realizzarsi qui, già questo vuol dire rilanciare l'economia di questo territorio. Dall'altra parte dobbiamo far sì che, questo naturalmente lo possiamo fare con delle leggi dello Stato, il lavoro costi meno, e quindi meno tasse, meno Stato, meno burocrazia ci consente di avere più imprese che assumono i giovani, più imprese che assumono coloro che non hanno lavoro e più imprese che producono perché a loro costa meno il lavoro, e anche questo naturalmente rilancerebbe l'economia. Fucito. Per quanto riguarda il lavoro, per quanto riguarda appunto questa crisi economica che sta attanagliando la nostra provincia, innanzitutto, e qui proprio parlo a livello anche nazionale, non solamente provinciale, non solamente cittadino, è assolutamente la reintroduzione dell'articolo 18, perché i diritti dei lavoratori sono fondamentali. Ma oltre a questo... C'è una battaglia storicamente di sinistra. Assolutamente sì, ma tutto ciò che comunque è uno stato sociale, quindi il diritto del lavoratore, ancora prima di essere una battaglia di sinistra, è una battaglia che da sempre è stata cara a ciò che è la mia cultura ideale. Quindi ciò che dico è appunto, oltre il discorso articolo 18, è anche, soprattutto, è sempre il solito, vale a dire l'Unione Europea, vale a dire il discorso della moneta, e tutto un qualcosa che sta strozzando la nostra economia, economia nazionale, economia territoriale e cittadina, perché fondamentalmente tutto viene da questo. A Siena ovviamente dobbiamo, ma a Siena come in provincia di Siena, dobbiamo renderci conto che ciò che è il Monte dei Paschi, ciò che era la fondazione, ciò che erano tutte quelle possibilità economiche non ci sono più. Prima riusciamo a renderci conto che non ci sono più queste condizioni economiche, prima ricominciamo a investire soprattutto sulle infrastrutture e prima ricominceremo ad avere un guadagno per tutti noi, per la mia generazione, io ho 28 anni, per la generazione dei ragazzi che ancora sono più giovani di me e soprattutto per quelli che sono più grandi, anche perché ormai la disoccupazione non è solo giovanile, soprattutto è giovanile, ma è anche di cinquantenni, 45enni che perdono il lavoro e si trovano senza far più nulla. Quindi assolutamente investire sulle infrastrutture e rendersi conto che non possiamo vivere con una ideologia e con una mentalità ferma a 30 anni fa. Il Monte dei Paschi purtroppo non può più aiutare questo territorio come faceva prima, quindi dobbiamo assolutamente renderci conto di questo e investire su ciò che sono infrastrutture.
E a proposito di Monte dei Paschi, poi ne parleremo subito dopo la pubblicità, il bilancio 2017 si è chiuso con un rosso di 3 miliardi e mezzo, insomma sono state varie interpretazioni per il ministro Padoan, che è un diretto concorrente nel collegio di Fucito, insomma tutto sommato siamo di fronte a una ripartenza, insomma le interpretazioni sono ovviamente divergenti, ne parliamo però, visto che ci sono pochi secondi alla pubblicità, ne parliamo subito dopo la pubblicità, adesso ci fermiamo solo per pochi istanti. Bentornati in studio, conto alla rovescia, l'approfondimento politico del lunedì di Radio Sena TV, questa sera in orario posticipato per far spazio ai noi, alla partita della Menzana che ha perso, ai noi perché ha perso ovviamente non perché gli spettatori di Sena TV hanno avuto, comunque hanno tutto l'anno la possibilità di vedere le partite in trasferta della Soundreef Menzana Basket, purtroppo esito negativo della trasferta di Roma di questa sera. Fucito aveva introdotto il tema Monte dei Paschi. Monte dei Paschi significa anche per Carlo Padoan, il ministro dell'economia, che di fatto oggi è l'azionista di maggioranza di Monte dei Paschi e è il candidato del centro-sinistra nel collegio uninominale proprio di fronte a Fucito. Cosa imputa principalmente a Padoan e comunque al partito di maggioranza, di governo, nella gestione delle crisi bancarie e di quella del Monte dei Paschi in particolare? Allora, a Padoan imputo semplicemente la responsabilità totale, in quanto lui, il ministro dell'economia, lui è appunto, quindi risulta essere l'azionista di maggioranza. Attribuisco il concetto che il Monte dei Paschi non è più una banca senese. Monte dei Paschi è stata delocalizzata, è stata nazionalizzata in maniera negativa e soprattutto tutto ciò ne consegue nelle varie problematiche che stanno venendo fuori oggi, base della Bassilichi e tutte le varie problematiche legate ai rinnovi, ai vari rinnovi che pare ci siano degli interessi di alcune aziende torinesi, quindi l'azienda senese viene messa da parte per l'azienda torinese, insomma tutta una situazione in cui manca totalmente la chiarezza, manca assolutamente l'interesse e l'attenzione nei confronti di ciò che era una, di ciò che dovrebbe essere, di ciò che era una realtà che era il fiore all'occhiello per questa città. Ecco, Padoan e il PD è riuscito a fare ciò che il fascismo, ciò che Mussolini voleva fare, era di nazionalizzare la banca. Attenzione però, negli anni 20, durante il fascismo, si parlava di nazionalizzare con uno Stato presente, con una banca che rimaneva all'interno di ciò che erano gli organi nazionali. Oggi invece stiamo parlando di nazionalizzare una banca per poi assolutamente andare a prendere ciò che sono i contributi di tutti i cittadini per salvare un qualcosa che ormai non si sa più quale sia la sua appartenenza. Quindi questa è la problematica maggiore e se Padoan non è responsabile, chi deve essere? Allora, di nazionalizzazione ha parlato anche Claudio Borghi, il candidato insomma il vostro candidato al collegio nominale, sostenendo che comunque l'ingresso dello Stato è importante e che dovrebbe rimanere anche dopo. Parlano un po' tutti di nazionalizzazione, l'ha fatto il governatore Rossi, l'ha fatto il sindaco Valentini, l'accenna a 5 Stelle, l'accenna addirittura appunto il candidato del centrodestra, che sembra quasi una contraddizione, ma qual è secondo lei il futuro di questa banca? Non è una contraddizione, perché innanzitutto, vabbè, non sto a dire quali sono le responsabilità, il PD, il centro-sinistra che negli anni hanno avuto le mani nel Monte dei Paschi e lo hanno distrutto e l'hanno portato a quello che è oggi. Diciamo che negli anni passati forse anche l'opposizione, una parte dell'opposizione quantomeno, non è stata così presente, non ha fatto fino in fondo il suo lavoro. Siete cambiati da questo punto di vista? Sicuramente siamo cambiati, sono cambiati anche gli interlocutori in Forza Italia e se qualche... Quindi un po' di autocritica, come dire, sicuramente. Lo farà chi ha governato, forse anche chi non ha vigilato come doveva. Certamente, però la responsabilità maggiore ce l'ha sempre chi è certo in maggioranza, ovviamente, perché l'opposizione può arrivare fino a un certo punto. Ritornando alla nazionalizzazione, a quello che ha detto il nostro candidato all'uninominale Claudio Borghi, dicevo non è una contraddizione, perché per noi di Forza Italia, l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo detto anche quando è venuto, abbiamo fatto una conferenza stampa l'anno scorso con Brunetta proprio sul problema Monte dei Paschi e banche, e per noi l'obiettivo principale è quello di salvare il Monte dei Paschi,
di metterlo in sicurezza, perché il Monte dei Paschi rappresenta la nostra tradizione, rappresenta comunque un fiore all'occhiello, rappresenta la storia di Siena. Dall'altra parte va comunque salvato, perché non possiamo mandare per strada lavoratori che lavorano nella banca e lavoratori anche che lavorano nell'indotto, si parlava prima di Basilichi e in altre aziende che comunque con Monte dei Paschi hanno sempre lavorato, e non possiamo mandare per strada i nostri risparmiatori, i piccoli risparmiatori e le piccole e medie imprese che da sempre contano sulla banca Monte dei Paschi. Questo per noi è l'obiettivo primario, quindi se nazionalizzazione serve a garantire questo, allora ben venga la nazionalizzazione. Fra poco ci sarà il rinnovo delle cariche in fondazione, ormai la fondazione col Monte dei Paschi diciamo, è rimasto soltanto il nome, perché ha lo 0,0 e qualche cosa di partecipazione, però insomma ha sempre un patrimonio cospicuo intorno ai 500 milioni di euro. Le nomine arriveranno tra l'altro della deputazione amministratrice nei prossimi mesi, nelle prossime settimane, prima del voto. Cosa vi aspettate? Ci aspettiamo che l'amministrazione che è in carica oggi aspetti a nominare coloro che andranno a sedere nella deputazione, aspetti l'esito delle elezioni. Sa già che nel momento in cui lo dice non succederà, perché è un auspicio, tanto non le devo nominare io, quindi devo comunque chiedere all'amministrazione in carica che aspetti l'esito delle elezioni, quindi c'è il nuovo sindaco a... sì, perché non c'è probabilmente non ci sarà corrispondenza tra coloro che siederanno in fondazione se nominati prima e invece l'amministrazione che entrerà in carica nel maggio-giugno del 2018. Mi auspico che non ci sia collegamento. E poi andiamo sugli stessi temi anche a Fucito. Cosa vi aspettate come sviluppo della fondazione? Cioè, si parla molto di questo nuovo ruolo, adesso sta lavorando molto sui bandi la fondazione per dare le proprie risorse, insomma, che sono molto limitate rispetto al passato. Si parla di circa 4 milioni e mezzo all'anno, di cui la metà se ne vanno tra Chigiano e TLS, quindi siamo sui 2 milioni e mezzo all'anno. Cosa può fare secondo voi la fondazione? Ricordiamoci che la fondazione per anni non ha distribuito i propri utili sul territorio, perché gli utili non ce n'erano, e anche se pochi a disposizione della fondazione, comunque deve ritornare a distribuire e a aiutare il territorio come faceva prima con le associazioni di volontariato. Se posso dire anche qualcosa sulle associazioni di volontariato, che secondo me oggi stanno facendo un grande lavoro sul territorio senese, sia della città che nella provincia, perché sappiamo bene quali sono ormai i dati della povertà assoluta anche in provincia di Siena. Io vengo dal volontariato, quindi lo so bene cosa vuol dire distribuire viveri anche a senesi, anche a famiglie senesi, anche a con cittadini che si vergognano di andare a prendere il pacco viveri e che mandano qualcuno perché non ci possono e non ci vogliono mettere la faccia. E quindi se queste associazioni, che giorno dopo giorno fanno un grande lavoro con, a volte anche con poche possibilità economiche, vengono aiutate anche poco dalla fondazione, questo è veramente una cosa molto importante. Fugito, una battuta sulla fondazione, poi Lorea ha introdotto un tema di cui voi vi occupate, quello della raccolta viveri, e su questo ci sono state anche polemiche, se non erro ci sono state anche delle denunce, non mi ricordo solo se minacciate, oppure comunque sì, ecco, c'è stata polemica per quello slogan sul fatto aiutiamo le famiglie italiane, non mi ricordo qual era il termine giusto. Ecco, una battuta sulla fondazione e poi quest'altro aspetto. Allora, sulla fondazione semplicemente, visto che cosa dovrà fare, insomma, a quanto pare sarà impossibile aspettare l'esito delle elezioni, il mio appello è semplicemente uno, è chiaro, è anche un po' banale, che si tenga conto degli interessi di questa città, che si tenga conto degli interessi di tutti i cittadini. Ciò avverrà, non avverrà, non lo so. So solo che la fondazione, e qui mi ricollego alla domanda successiva, la fondazione in questi ultimi anni, a causa appunto della mancanza di disponibilità economiche, ovviamente si è trovata a non poter più ricoprire quel ruolo che prima era fondamentale all'interno di questa città. Lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo appunto nella povertà che purtroppo ormai è dilagante
a Siena e non solo, come si suol dire, nelle periferie. La povertà c'è, è tangibile. Io personalmente, insieme a tutti i miei ragazzi, che ringrazio per il lavoro che fanno quotidianamente, noi seguiamo solamente con la raccolta alimentare, mi ricollego poi al discorso appunto di Loree, noi seguiamo più di 20 famiglie in stato di povertà assoluta. 20 famiglie con la nostra raccolta alimentare, una distribuzione alimentare che è frutto degli sforzi di tutti i miei militanti e anche della solidarietà dei tanti senesi che si rendono conto del momento difficile attraverso questa città. Ma noi oltre a quello, qui ci rendiamo conto della problematica economica forte di questa città, abbiamo ormai una mini classe di bambini, seguiamo 18 bambini con il dopo scuola gratuito, quindi anche questo totalmente gratuito per cercare di dare una mano alle però famiglie. Dicevamo anche delle polemiche, no? Sul fatto, come dire, che pensiamo agli italiani, pensiamo... Le polemiche non si presta a critica questo tipo di atteggiamento da parte vostra. A me la cosa che mi fa sorridere di quelle polemiche che ci furono è stato il fatto che quel giorno lì stavo andando al lavoro e sono stato contattato da dei amici miei di sinistra, quindi che con me non hanno niente a che fare dal punto di vista politico. E mi hanno chiamato per dirmi: guarda Marzio, hanno scritto una cosa folle, era il Partito Comunista, Rifondazione Comunista, qualcosa del genere, attaccando appunto la vostra raccolta alimentare. Perché noi abbiamo avuto appunto quest'onta di aiutare prima gli italiani. Perché aiutiamo prima gli italiani? Aiutiamo prima gli italiani perché secondo noi, ma è secondo tutti, basta vedere quello che succede tutti i giorni alla Caritas, che succede tutti i giorni alle file dove ci sono le persone che vanno a prendere il cibo, il pacco alimentare, gli italiani sono sempre gli ultimi. Basta vedere appunto le graduatorie per gli asili, per le case popolari, per appunto per tutto. E quindi noi ovviamente, sensibili a questa tematica, abbiamo deciso di scendere in campo noi stessi con le nostre forze. Non ritenete discriminatorio questo atteggiamento nei confronti degli stranieri? No, al contrario, è discriminatorio l'atteggiamento che lo Stato ha nei confronti dei cittadini italiani, non certo nei confronti degli altri. Gli altri non hanno problemi, vengono raramente aiutati fin troppo, sono le nostre famiglie, quelle italiane, che muoiono di fame. Facciamo un attimo di stacco con la voce dei cittadini, la clip registrata dalla nostra redazione. Con un altro commerciante di via Montanini, ancora per commentare questi lavori, intanto alcuni sono fiduciosi, altri dicono che comunque i disagi ci sono. Qual è la situazione per voi? Sì, non vi è dubbio che ci hanno messo un po' a disagio, però purtroppo il lavoro era inevitabile. Le ditte che stanno lavorando sono serissime e lavorano bene, su questo non c'è dubbio, però non si può non notare che il disagio purtroppo c'è e rimane, insomma. Ecco. Chiaramente immagino che la clientela affezionata comunque c'è sempre, magari quella di passaggio sfugge un po'. È proprio quello, forse anche la clientela affezionata ci ha un po' bistrattato, perché con la strada in queste condizioni, insomma, un po' quando piove soprattutto, ora è già il febbraio, non sarebbe proprio un mese dei migliori, quindi questo più quello fa sì che insomma non stia andando molto bene ora, sì. Rispettati i tempi al 100%. Subito dopo il primo dell'anno sono ripresi per il secondo lotto, stanno andando avanti abbastanza speditamente, naturalmente compatibilmente con quello che è il tempo, perché oggi per esempio piove e sarà dura vederli lavorare. Cioè, l'unico problema è stato quello dell'inizio dei lavori, perché forse l'amministrazione non aveva capito che il primo tratto avrebbe impattato in maniera molto pesante con il nostro lavoro, quindi scegliere il periodo giusto era fondamentale, quindi averlo spostato di 3-4 mesi significava bruciare per noi la stagione primaverile e la stagione estiva. Ora che i lavori sono arrivati a un terzo della strada, nonostante ci sia un pezzo di strada interrotta, la gente entra, quando arriva davanti al cantiere si incanala, continua a passare e non ci sono problemi. È chiaro che ora chi ce l'ha davanti, i negozi che sono proprio interessati dai lavori, sono un po' in difficoltà, però il passeggio, il transito c'è, quindi da questo punto di vista direi che siamo abbastanza fuori dal periodo critico. Poi dopo Pasqua cominceranno l'ultima parte, che va dal Cavallerizio fino alla fine.
però quella parte lì, perlomeno stando a quello che è il progetto, dovrebbe essere meno invasiva perché non è prevista tutta la pavimentazione, solo alcuni tratti, e quindi dovrebbe essere meno complicato transitare. La previsione dei lavori, della chiusura dei lavori è per luglio. Il disagio chiaramente è forte, è come forte per tutti, però perlomeno a pranzo sono stato chiuso perché era impossibile lavorare con le ruspe davanti e poi anche con tutti i rumori. Comunque questi lavori vanno fatti ora, gennaio e febbraio. Io spero che ci sia dei buoni accordi che riescano a concludere a fine febbraio. Queste ci sono state e spero di continuare un po' con la collaborazione, perché è importante di rimettere a posto, insomma, le strade, perché è impossibile avere l'immagine di questa città in queste condizioni. Ecco, qualche clientela affrancata che magari è abituata a venire a pranzo e poi si è dovuta trovare davanti i lavori. A sorpresa ha detto: che succede? Ecco, questo come si fa, la battuta, però comunque diciamo hanno saltato il fosso, se anche c'erano le tavole, ecco, va detto. Dico questo, però insomma chiaramente il disagio è notevole, insomma, ecco questo. Ecco, abbiamo sentito alcune voci di commercianti sui lavori, via del Porrione, via Montanini, credo che quello che ha detto Mara Boscarini, insomma, voce storica dei commercianti di via Montanini, poi sia molto, molto vero. L'errore più grosso di questa amministrazione su via Montanini è stato un errore di comunicazione fondamentale all'inizio dei lavori, insomma una non connessione con i commercianti, poi la via si è trovata. Devo dire che i lavori credo che in questo momento stiano, essendo anche lavori privati, quindi non sottoposti a appalti pubblico, quindi con ditte scelte che stanno lavorando molto velocemente, devo dire molto bene. Però questa breve clip ci serviva per fare una veloce battuta su temi amministrativi. Chiaramente nessuno dei due fa parte della maggioranza, quindi non mi aspetto, come dire, che loro si appoggi all'amministrazione, però il sindaco dice: io ho dovuto prima mettere in sesto il bilancio, rimettere a posto i conti per poi poter spendere. Altri dicono che ha aspettato l'ultimo per fare iniziative elettorali, ma il tema di tenere il bilancio a posto, mettere prima in sicurezza il bilancio e poi investire, è un tema importante, sarà un tema di questa campagna elettorale, e se il sindaco, se sarà candidato ovviamente, lo userà, quale sarà la vostra posizione? Una battuta su via Montanini e su Siena in questo momento, è una corsa contro il tempo, finirà tutto prima delle elezioni, è vabbè, sicuro. Stanno... Perché battuta bisognerebbe votare tutti gli anni, insomma. Stanno infiocchettando Siena per portarci tutti al seggio elettorale alla fine di maggio o primi di giugno, e sperando che la gente dica: vabbè, via, dai, alla fine è andata discretamente, perché poi succede sempre questo. E è vero quello che si sente dire in giro, che per la prima parte del mandato questa amministrazione si è occupata di mettere in sicurezza il bilancio, così dicono, perché in sicurezza il bilancio non è, è solamente che è stato ridotto di poco il debito che il bilancio ha. E dall'altra parte non sono stati né sviluppati investimenti, né la crescita, e né sono stati ascoltati i senesi e le necessità dei nostri concittadini. Quindi io spero che la prossima amministrazione, che sarà certamente di centrodestra, perché finalmente volteremo pagina, sicuramente l'amministrazione di centrodestra che governerà nei prossimi 5 anni si da una parte metterà davvero in sicurezza il bilancio, eliminando tutti gli sprechi e portando il debito sotto una soglia veramente una soglia sopportabile, e dall'altra parte comunque già lo stiamo facendo come partito, di avviare una campagna di ascolto per capire quali sono veramente le esigenze del territorio. Puscito, tema bilancio, lavori pubblici, qual è la vostra lettura? Ricollegandosi appunto al video che abbiamo appena visto, a me fa ridere, perché mi imbarazza vedere questa furia, questa fretta da parte del Comune a fare adesso tutti i lavori. Tutti i lavori adesso, perché probabilmente il sindaco Valentini, la giunta del PD, pensa che così facendo la città si dimentichi di ciò che sono stati i 4 anni e 5 mesi precedenti. Io penso assolutamente di no. Io penso che questa città si sia realmente stancata,
di averci a guida il centro-sinistra e il PD. Io penso anche che questa volta, che a maggio, che a fine maggio, Casapound riuscirà a portare un manipolo di consiglieri comunali capaci e in grado, in qualunque momento, ovviamente a oggi non saremo assolutamente in maggioranza, ma saremo sicuramente in grado di fare la sentinella per i cittadini, di essere noi la voce di ciò che il popolo per adesso è assolutamente inascoltato. Ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria e fra pochi minuti rientriamo in studio. Bentornati in studio Contro la Rovescia in diretta, ultima parte della nostra trasmissione, siamo in orario notturno, diciamo, per la concomitanza nell'orario nostro classico della partita della Menzana, con noi Lorenzo Lorè, coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato nel listino proporzionale nel collegio Toscana 4 che è Siena, Arezzo, Grosseto, più o meno tutte le province comprese, e Marzio Fucito che è il coordinatore provinciale anche lui di Casapound che è candidato invece nell'uninominale nel collegio Siena 12 che comprende gran parte della provincia di Siena tranne i comuni Valdelsani e se non sbaglio qualche comune della Val di Chiana Aretina, tre comuni di Cortona e altri due comuni. Castello e Fiorentino. E fra pochi giorni, Fucito, entrerà in vigore a 15 giorni dalla pubblicazione sull'albo il cosiddetto regolamento antifascista per brevità, insomma quei quattro articoli che saranno apposti al termine di tutti i regolamenti comunali, dall'occupazione del suolo pubblico alla concessione di palestre, di piscine, insomma qualunque cosa ricada sotto il controllo dell'amministrazione comunale. Voi su questo avete fatto vi siete opposti fortemente, avete presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dopo l'approvazione dell'atto politico di indirizzo dello scorso luglio, di questo ricorso per il momento non ci sono notizie, però insomma il tema è molto caldo. Cosa succederà secondo lei quando arriveranno questi moduli da firmare nei prossimi giorni per la concessione di spazi pubblici? A Pontedera è scoppiato un caso non più tardi di un paio di giorni fa quando Fratelli d'Italia di fatto è stato impedito di manifestare perché avevano sbianchettato delle formule che non intendevano sottoscrivere dal documento. Pontedera ha adottato un documento simile a quello di Siena, almeno nelle impostazioni. Nell'impostazione sì, ciò che è stato nella pratica non sarà così, perché ciò che noi abbiamo chiesto tramite il nostro ricorso è stato ottenuto, perché noi ci ponevamo assolutamente contrari a ciò, al vizio di forma ideologico, dove praticamente chiunque, anche per andare a installare le giostre, doveva dichiarare di riconoscersi nei valori dell'antifascismo e nei valori della resistenza. È un concetto anticostituzionale, non si può assolutamente chiedere questo. Ovviamente si può chiedere di far rispettare le leggi, come appunto è stato fatto nell'ultimo Consiglio Comunale, dove hanno appunto dibattuto sul regolamento antifascista, e dove hanno approvato le tre leggi, sulla legge Mancino, legge Scelba e la legge delle varie opportunità. Sono leggi costituzionali, noi siamo assolutamente all'interno dell'alveo della Costituzione, quindi per noi non c'è alcun tipo di problema. Se però da questo dovessimo trovarci al prossimo banchetto che organizzeremo a firmare un qualcosa di menzognero, perché per adesso dal Consiglio Comunale non risulta essere così, dovessimo trovare a firmare una dichiarazione di antifascismo ideologico, noi assolutamente non firmeremo e continueremo con il percorso legale. Ma voi come lo definite il vostro rapporto con il fascismo nel 2018? Allora, il fascismo appunto, siamo nel 2018, noi non viviamo con il torcicollo e con la sindrome di guardare ciò che è stata un'esperienza dal 20 al 45, dal 22 al 45, noi semplicemente andiamo sì
a guardare ciò che è stato appunto le nostre tradizioni, le nostre origini. E obiettivamente il fascismo per noi è un punto di, che noi assolutamente riprendiamo, perché è un punto d'origine. Noi assolutamente ci rifacciamo assolutamente a ciò che è stato lo Stato sociale, a ciò che è stata la lotta alla mafia, tutte queste cose qui. Poi, da qui a dire che è vietato definirsi antifascisti, qualcuno mi trovi per cortesia il comma della Costituzione, non lo troverà. Però sapete benissimo che poi le opposizioni principali che vengono fatte sono, vabbè, però fascismo sono state le leggi razziali, sono state le entrate in una guerra disastrosa, non è sufficiente questo, come dire, archiviare quell'esperienza? No, noi assolutamente vogliamo andare a riprendere ciò che per noi è stata un'esperienza positiva, quindi togliendo assolutamente ciò che sono stati gli errori, togliendo appunto il discorso delle leggi razziali, assolutamente, siamo nel 2018, quindi cerchiamo di prendere ciò che c'è di buono nel passato, perché dobbiamo fermarci a dire no, quel periodo lì è un periodo da cancellare in tutto, anche le cose positive, assolutamente no, noi vogliamo prendere quegli aspetti positivi che sono stati gli aspetti del fascismo e trasporli nel 2018, però con i criteri del 2018, non certo del 22. Ma come conciliate quell'esperienza con la democrazia del 2018? Assolutamente come stiamo già facendo, raccogliendo le firme, presentandoci, riconoscendoci in ciò che sono i valori costituzionali. Noi ci presentiamo alle elezioni, sia alle elezioni appunto politiche, sia a quelle che saranno le amministrative, raccogliendo le firme secondo Costituzione e secondo legge, quindi ritrovandoci assolutamente in ciò che è l'alveolo costituzionale. Qual è la vostra punto di posizione sul tema stretto del regolamento? Voi non siete rappresentati in Consiglio Comunale, le chiedo che cosa avrebbe fatto Forza Italia nel caso si fosse, tra l'altro in Consiglio Comunale nessuno ha votato contro, cioè chi non era favorevole o comunque non riteneva opportuno il tipo di votazione anche per motivi tecnici è uscito dall'Aula, quindi formalmente una votazione all'unanimità, però insomma mancavano molti consiglieri comunali. Qual è la sua posizione su quello e qual è la posizione vostra su alcuni richiami al fascismo che fa Casa Pound? Dunque, per quanto riguarda il regolamento antifascista, così chiamato dai giornali, a chi lo chiama regolamento antifascista, chi invece dice che... Nei titoli bisogna essere sintetici, soprattutto, per forza. E chi lo chiama invece un regolamento contro ogni tipo di discriminazione. Sinceramente riteniamo, noi non siamo rappresentati in Consiglio Comunale, finalmente finiranno questi 5 anni in cui nessuno di Forza Italia siede in Consiglio Comunale e sicuramente... è un atto di propaganda elettorale che è stato fortemente voluto da Liberi Uguali e dall'ex vice sindaco Mancuso. La discussione non ci appassiona particolarmente perché i bisogni dei senesi sono veramente altri e non c'è secondo noi alcun pericolo che ritorni il fascismo. Ormai l'esperienza fascista fa parte del passato, fa parte della storia italiana. Io l'ho studiata nei libri di storia. A leggere le cronache di questi giorni non tutti la pensano così. Probabilmente, così come i titoli di giornali dicono il regolamento antifascista e magari invece nel regolamento si parla di altro, così mettere la parola fascismo negli articoli di giornale, nei titoli dei... Ma insomma, non è sempre colpa dei giornalisti. No, no, va bene, però magari porta qualche lettore in più a leggere quell'articolo. Però è un elemento forte di dibattito politico, ora, insomma, ora di là delle battute, insomma se ne parla molto, c'è chi sta impostando molto la campagna elettorale su questi temi, poi arriveremo anche al tema migranti, razzismo, insomma, quindi dire, il tema è presente oggettivamente. È presente, no? Ma secondo noi non c'è nessun pericolo che ritorni né il metodo fascista né il partito fascista. Questo grande tema viene spesso messo in rapporto, in relazione alla questione dell'immigrazione, a come trattarla, abbiamo parlato prima delle accuse che sono state fatte a Casa Pound sulle questioni delle raccolte solo per gli italiani, insomma comunque principalmente partendo dagli italiani, insomma, Berlusconi l'altro giorno se ne è uscito con rimpatrieremo 600.000 immigrati, che insomma non sembra nemmeno tecnicamente così semplice, al di là del fatto che uno la pensi in maniera positiva oppure no, ma insomma sembra quasi più anche questa una buttata elettorale. E probabilmente no anche questo, perché noi abbiamo 630.000 immigrati che sono arrivati sul territorio nazionale, solamente 30.000 riceveranno dalle commissioni territoriali che lavorano in maniera veramente troppo lenta lo status di rifugiato e quindi gli altri 600.000 devono essere in qualche modo ricollocati.
Da una parte, secondo noi, dovrebbe essere l'Europa ad aiutarci di più e quindi in Europa noi andremo a chiedere un maggior coinvolgimento su questo tema. Dall'altra, però, con il tempo, non subito, non nei primi giorni, non probabilmente nei primi 100 giorni, ma con il tempo riusciremo a velocizzare le procedure per rimpatriare questi 600.000, magari non tutti, ma per smaltirli in qualche modo, perché se si dice anche nei giornali che il rimpatriare queste persone ha un costo molto alto, ma nessuno dice, ma tutti sappiamo che ha un costo ancora maggiore tenerli in Italia. E quindi dobbiamo mettere in atto ogni tipo di procedura per velocizzare e rendere meno caro, diciamo, il rimpatrio di queste persone. Fuscito, come si affronta la questione immigrazione, secondo voi? Allora, partendo dal presupposto che ogni clandestino ci costa 1.050 euro al giorno, 1.050 euro vengono dalle cooperative, quindi il costo… Al giorno, al mese. Al mese, cioè, ah, sì, scusa, al mese, vabbè, ovviamente, sono, 35 euro al giorno. Partendo da questo presupposto… Già qui si sbugiarda quando si dice la tesi del ci costerà tanto riportarli, a noi ci costa già tanto mantenerli. Noi come vogliamo combattere questa piaga, perché ormai sta diventando una piaga per noi, ma anche per chi arriva, perché arrivano ragazzi, arrivano persone che non hanno minimamente un futuro. Finiti 3 anni del piano di accoglienza, queste persone qui saranno allo sbando, perché non c'è un lavoro, non ci sono prospettive. La massima prospettiva è andare a fare quei lavori a 2-3 euro l'ora, quindi il nuovo schiavismo. Beh, noi a tutto questo ci opponiamo. Come ci opponiamo? In maniera forte. Noi nel nostro programma politico noi parliamo appunto di un intervento immediato in Libia, direttamente da dove partono, con un cordone vero e proprio umanitario. La pensate usando, come Minniti allora? Usando, no, assolutamente no, perché Minniti invece di usare il nostro esercito nelle strade sicure, Minniti dovrebbe usarlo per portarlo in Libia e per poter mettere in sicurezza quella nazione lì, visto che se la Libia non è più una nazione sovrana. Anche se è d'accordo anche la Libia, non crede? No, se non portare l'esercito in Libia sembra... La Libia non ha più alcun tipo di controllo, la Libia è divisa in tribù. E questo basta andare a vedere, basta andare a parlare con chi è andato in missione in Libia, con chi è un esperto del territorio libico. La Libia è allo sbando. L'intervento di Minniti è stato semplicemente pagare ciò che sono i predoni, ciò che sono chiamiamoli scafisti, ciò che sono quelle persone che dovrebbero controllare il tutto per tenerli fermi lì, in condizioni inumane. Ecco, Casapan cosa dice? Casapan cosa vuole? Casapan vuole portare il nostro esercito in Libia, controllare le coste, controllare direttamente lì sul territorio se arriva qualcuno che ha diritto a venire qui in Italia, se qualcuno realmente sta scappando dalla guerra, perché i ragazzoni del Niger, della Nigeria, del Senegal, del Mali non scappano certo dalle guerre, perché non ci sono guerre in queste nazioni qua. Il migrante economico non è un migrante che può essere giustificato, anche perché, come ho già detto prima, in Italia sono gli italiani che stanno morendo di fame. Prima aiutiamo gli italiani e poi pensiamo a aiutare realmente quelle nazioni, realmente a casa loro. Questo. Certo, se è difficile, ci vogliono 2-3 anni a una commissione territoriale qui per capire chi ha il diritto o meno di stare. Un intervento militare è molto più veloce di quanto detto adesso. Intervento militare è una cosa immediata, arrivi nelle coste libiche, visto che il nostro esercito lo sa fare, è preparato anche per farlo, e assolutamente si mette lì e controlla. E controlla la situazione e soprattutto sta lì e guarda e fa sì che non si creino quelle situazioni dove si vengono a creare dei propri campi di concentramento, perché questo è quello che è. Secondo voi, per riportare la discussione anche sui nostri temi, sui temi locali, qual è la situazione a Siena, in provincia di Siena? Ci sono situazioni di emergenza oppure da un punto di vista di rapporti con l'immigrazione, oppure la situazione è gestita in maniera tranquilla? Non ci sono casi come in grandi periferie di grandi città dove ci sono effettivamente quartieri di difficile convivenza? Allora, se andiamo a guardare ciò che sono le realtà romane, milanesi o fiorentine, ovviamente si parla di altro.
Però Siena è una città che fino a 15 anni fa, 10 anni fa, assolutamente non era abituata a sentire di problematiche di questi generi, di problematiche di bande di persone organizzate che vanno a infastidire ragazzi anche il sabato sera, perché accade questo. Ora, qualche volta accade che qualcuno va anche a denunciare determinate situazioni, ma io personalmente, a me personalmente sono venute persone, ragazzi, tutto quelli più giovani, che vivono la città la sera, la notte, e sono venuti a raccontarmi di situazioni dove ci sono prevaricazioni da parte di questi ragazzoni belli grossi, e quindi loro hanno paura. E quindi è una situazione che non è sicura come il nostro questore o come il nostro sindaco vogliono farci credere, non è assolutamente sicura. Basta vedere la cronaca di tutti i giorni, basta vedere Santa Colomba, quello che è successo, basta vedere tutti i giorni quando vanno a prendere, ad arrestare dallo spacciatore al piccolo furto. Non, si sta parlando sì anche di italiani, ma si sta parlando nella percentuale assolutamente maggioritaria di clandestini, persone che sono qui e non hanno niente, quindi ovviamente quello che fanno è la vostra lettura di questo fenomeno. Dunque, a Siena non siamo in una situazione di emergenza immigrazione, però assistiamo giorno dopo giorno a un incremento forte di furti, di atti di vandalismo, di atti intimidatori, di risse notturne, e questo non ci deve far stare tranquilli. Non possiamo fare finta di niente, non possiamo continuare a dire che Siena sia un'isola felice, perché le cronache ci dicono che questo non è più, e non possiamo fare come fa l'amministrazione, magari di tenere tutto sotto traccia, di dire che ancora va tutto bene. Le forze dell'ordine, per quanto nelle loro possibilità, perché sappiamo che l'organico non è ampio, fanno un gran lavoro, però dovrebbero avere input, stimoli da parte delle amministrazioni, da parte delle nostre istituzioni locali, per riportare Siena in alto, come me la ricordo io quando ero più giovane, quando ero piccino, e quando era più semplice stare fuori, era più semplice e anche più semplice per i nostri genitori lasciarci magari un momento fuori di casa con la porta aperta e nessuno correva alcun pericolo. Siamo quasi in chiusura, ci vediamo per pochi secondi, giusto così per staccarsi, abbiamo parlato di cose enormi, di enorme importanza, che social che fa, giusto per fare due sorrisi, e poi siamo arrivati quasi alla chiusura. Alcuni spunti dai social, siamo veramente in fondo, abbiamo un minuto a testa, come nelle vecchie tribune elettorali, una specie di annuncio al voto, insomma, Lorè per la lista di Forza Italia, fuggito per Casa Pound e anche per il suo nome specifico nell'uninominale. Lorè. L'abbiamo detto in apertura, il PD per la prima volta nella storia non ha candidato persone legate al territorio. Forza Italia invece ha fatto una scelta diversa, ha candidato tutte persone che, per esempio nel mio collegio, persone provenienti da Siena, da Arezzo e da Grosseto, il mio collegio è Toscana 4, per premiare coloro che tutti i giorni, con fatica, perché il territorio non è certamente semplice, soprattutto il senese, con fatica lavorano per Siena, per la città e per questa provincia. E quindi il mio appello è quello di
pensare bene a dove fare la croce, perché basta una croce per votare, non si devono scrivere nomi, non si devono fare altri segni, e basta una croce per mandare in Parlamento persone legate al territorio, persone che da sole possono portare gli interessi di Siena in Parlamento. Fucito. Andiamo incontro a 5 anni di governi fatti da tecnicismi e inciuci. Se vincerà, tra virgolette, che non vincerà nessuno, se a spuntarla sarà il centrodestra, Berlusconi non fa mai, non nasconde mai la sua intenzione di poter fare un governo insieme al PD. Se vince il Movimento 5 Stelle sarà già aperto a Liberi Uguali. Ecco, andiamo incontro a una situazione dove noi avremo dei tecnicismi e dei tecnici a governare questa nazione, vedi Monti, anche perché è questo quello a cui andremo incontro purtroppo. Ciò cosa vuol dire? Ciò vuol dire che questa nazione ha bisogno di Casa Pound, ha bisogno di 12-15 parlamentari pronti a difendere gli interessi nazionali, pronti a difendere ciò che è la sovranità nazionale e pronti assolutamente a schierarsi dalla parte del popolo, perché Casa Pound è questo, è il sindacato del popolo. Quindi il 4 marzo votate Casa Pound. Ringrazio con questi appelli al voto Marzo Fucito, Casa Pound Italia. Grazie e per l'invito. Lorenzo Lorè, Fratelli d'Italia, scusatemi, Forza Italia, errore, ripeto, Lorenzo Lorè, Forza Italia, e vi do appuntamento lunedì prossimo con un'altra puntata di Contro la Rovescia. Buonanotte a tutti.